Buonasera, e preferisco stare in piedi, così lo vedo un po' in tutto il pubblico. E ci siamo anche ora anche un po' più vicini. Grazie molto dell'introduzione, grazie moltissimo soprattutto alla Giovanna Crespi che ci ha invitato da un mezzo anno, anche di più, che siamo stati facendo questo libro bellissimo che si vede, che si forse può accendere anche fuori, che era un libro che ci ha portato anche di pensare o ripensare che quello che facciamo. È veramente una cosa molto interessante, anche come architetti, che siamo tutte le giornate veramente impegnati in problemi non soltanto bellissimi. E credo che questa era una cosa veramente che noi insieme si poteva ripensare. E per quello io ho potuto prendere un paio di temi che stiamo lavorando, che per noi era sempre molto, che sono molto importanti. Come lo vedete qui, l'ho fatto architettura vista in sezione. Si capisce? Okay. Poi costruire in legno, certamente, perché abbiamo cominciato da tantissimi anni a costruire in legno. Poi faccio vedere un po' di edifici residenziali, la policromia, un po' densità urbana e soprattutto il riuso. Il riuso mi sembra anche qui questo una cosa molto importante. Siamo proprio venuti dalla bellissima, ora mi sono ricordata, come Grand si chiama? Hotel. Sì, Grand Hotel di sopra. È una cosa incredibile, affascinante, e credo che veramente questa sarà per la nostra e la generazione dopo di noi una cosa molto più importante. Cosa facciamo con tutte queste case, case, edifici che stanno intorno a noi e stanno intorno anche alle città. Voleva soprattutto anche dire che Christian Sumi è in pubblico, che è il mio partner da 35 anni, e non solo io che ho fatto questi lavori, e da 5 anni abbiamo anche due soci giovani, che spero che dopo un paio di anni forse lo smetteriamo, ma forse anche mai. Allora comincio con una piccola ma molto importante esposizione. E come ho detto prima, abbiamo veramente di questo libro abbiamo capito che il nostro studio fa tantissime cose. Qualche volta facciamo pezzi di arte, facciamo esposizioni, facciamo riuso, ricerca, così. E soprattutto Christian è dentro una ricerca del modernismo che forse potete vedere anche questo libro sopra di questo moderno architetto Minoletti che ieri è uscita a Milano, e questo è anche per quello che siamo proprio lì dopo Milano. Comunque, questa era, parlo di questo brevemente, è un'esposizione che abbiamo fatto a Berlino che si chiama Densità, e sono pannelli testili che sono su una parte sono, come vedete, sono sezioni di 1 a 10 disegnate per benissimo, sull'altra parte sono grandissimi black and white, bianco e nero, fotografie dei nostri lavori. E per quello che faccio vedere questo, scusa, e che anche nel libro, se potete vedere, ci sono dei saggi molto importanti, molto interessanti, che noi abbiamo sempre avuto
parlare delle sezioni. Delle sezioni, anche prima 30 anni fa, abbiamo pubblicato delle sezioni. E poi non si regge perché lo facciamo questo. E soprattutto ora, anche parlando con Marco Bogacnic, che è un professore all'UAV, che lui ha fatto anche un piccolo saggio in questo libro, parlando dei sezioni. E cosa vuol dire questo? Sezione per noi architetti non è soltanto una cosa geometrica e tecnica, ma soprattutto anche una cosa fisica. Cioè si può vedere anche come sezione, Marco Bogacnic parlavo anche una volta, che la prima volta anche Leonardo da Vinci, che anni fa, faceva la prima sezione sul corpo umano. E lì hai capito molto di più di una sezione soltanto orizzontale. Cioè una sezione verticale di un edificio vuol dire veramente cosa è la tettonica di un edificio. E lì, questa, non voglio andare più avanti, ma questa era veramente l'esposizione che abbiamo fatto. E forse c'è una breve notizia in questo libro che è molto interessante sopra questo tema. Il primo progetto volevo farvi vedere che è veramente una mostra fuori a Bill, che era veramente 35 anni fa, ma la volevo farvi vedere perché proprio ora con te, quando siamo venuti, proprio mi viene in mente a Webster, è fuori nel cortile, e ora questo qui mi piace moltissimo perché era un'idea anche prima che abbiamo fatto tutte queste costruzioni in legno. E legno vuol dire qui equilibrio, vuol dire fine, vuol dire essenzialità, vuol dire effemere, una cosa effemere. E lo faccio subito vedere cosa è successo. Era una grande installazione di 50 metri di binari, che si vede nella pianta e poi questa è la facciata, e l'abbiamo messo delle gambe di ferro, come lo vedete, sono 70 centimetri, e poi tutto questo c'ha 8 metri, e questa è la struttura. Come vede, è una struttura molto fine, molto elegante e molto anche prezioso in un modo che crea tra i binari crea dei spazi che per noi erano molto importanti capire cosa succede. E poi sull'altra parte è una struttura che parla di stretta e pressione. Tu lo vedi, è stretta e la pressione, e tutti e due insieme, molto ridotto di questi due fatti. E questa per noi era molto bella. Ora, che succede? Quando dovete sapere come abbiamo fatto questo. Si doveva tirare dal filo una parte e l'altra. E abbiamo pensato che diventa così, poi facciamo più, e poi c'è un certo momento dove l'inclinazione è bella. Poi cosa è successo? È successo questo. Questo è un processo artistico che si voleva fare, e come vedete è cascato uno, è cascato il secondo. Purtroppo non è successo niente, il scaffale rimaneva
e questa era la fine. Abbiamo certo ridotto tutte le cose, abbiamo ricominciato tutto. E questo forse anche il titolo: gli edifici di legno devono essere costruiti, quelli in pietra possono essere disegnati. E questo era sempre per noi anche una cosa molto importante, perché è certo che se non la fai giusto, e questo è anche il modo tecnico, potrebbe diventare una cosa così, che certo che non è bella, ma abbiamo rifatto. Il secondo è questo, è una nuova costruzione, una nuova prefamiliaria casa che è stato costruito ora un anno fa anche. La morfologia, spesso lo facciamo dei disegni, disegnare è anche una cosa molto importante per architetti, che anche alla scuola di Mendrisio, per esempio, si sta facendo dei disegni a mano, cioè è molto importante anche capire nel cervello cosa succede con la mano e il cervello, certo che c'è una coincidenza. E quindi lo faccio vedere sempre anche come lavoriamo un po'. Questi tre disegni sono analisi di una situazione nel terreno, che lo vedete lì sopra, sono veramente la morfologia del terreno, come si viene anche quando tu hai una carta bianca davanti a te, tu devi cominciare con qualcosa, allora l'analisi è molto importante. Allora lo faccio vedere, e questa è la casa che sta come una grande nave lì sopra, in mezzo veramente di un bosco, una casa che diventava molto astratta, mezzo veramente alla fine della città, ma dentro il bosco. Qui lo vedete meglio, da una fine di una strada che si vedeva, e poi lo vede forse come si entra in tutti e due come ponti, a destra e a sinistra, poi si va dentro, e questa casa c'ha due o tre romboidi, e sopra questo giallo è un lattico che veramente forma come forse anche la morfologia dei curvi del terreno. E poi c'è il terreno, che è molto importante anche come reagisce una costruzione, un edificio dentro il terreno. Quindi questo abbiamo lasciato veramente libero, è soltanto una piccola, come quelli, un piccola stradina che si può andare fuori. Questo lo vede, questo era ancora, ora veramente tutte queste grasse, è molto più alto che si vede, diventa, e poi spiego un po' fuori, spiego un po' questa pianta, entri nel mezzo. E questo edificio è completamente in legno, è fatto veramente i soffitti, i pannelli, è tutto in legno. E se si parla del legno, questo è veramente escluso, dentro ora le scale che si vede, e poi tu vai stretto, puoi andare fuori, e poi sono due, ogni parte sono due appartamenti, poi sopra un po' più o meno lo stesso, ma come la forma di questo edificio è molto importante, perché tutte le strade orizzontali sono diverse, allora creano anche un corpo diverso. Ora dentro vengono i colori, noi facciamo spesso, questo dentro, l'entrata, quando si vede anche l'uscita sull'altra parte, e abbiamo preso qui questo verde, questo nero, che sono i luci veramente molto astratti che si viene dentro,
E poi il nero che dà come una scenografia un po' andando poi dopo nel, fuori di casa e nel giardino. Poi se si vede come l'ho fatto, questo è veramente un... si vede la costruzione, si vede la pura costruzione che abbiamo lasciato così. Ci sono anche dei clienti che volevano dipingere così, ma per noi come abbiamo veramente questa, questa gesta diretta che ci piaceva molto, e poi la vedeva, le vedi queste, queste locce che vengono dentro. E poi si, si può fare anche dei, dei mobili. Di mobili, questo è la, il muro che è dietro e il bagno, cioè i mobili sono, fanno parte della costruzione. Cioè. Poi la facciata, se si vede un po', il parapetto diventano, i parapetti sono... sono un po' fuori, cioè di 10 centimetri che alla fine creano veramente una superficie molto molto scorrevole, e poi sopra vedi l'attica che crea veramente il punto. E questa l'attica, almeno in Svizzera, l'attica è sempre, ha sempre le stesse misure. Un terzo della, della facciata lunga si può andare fuori alla strada, e poi da 45 gradi si può, deve andare dentro, behind. E questo veramente abbiamo, e questo anche fa parte un po' di una strategia, come possiamo parlare, come possiamo lavorare come architetti oggi, che sono 20.000 distretti e non possiamo fare veramente tanto. E questo, come lo vedete, questa, la, la ringhiera viene e diventa facciata, poi si vede la gelosia che è scorrevole che è sotto. E poi questa, voglio farvi vedere questa pianta che si vede in, in longitudinale, sono, come lo vedete, sono le scale, poi sono i bagni fissi, e poi un grande mobile che ha veramente questa direzione longitudinale che hanno tutte e due queste locce, come un grande, i clienti sono stati per 7 anni in una barca, che sono stati lì, e questa ha un po' la, la barca, anche il, lo spazio molto interessante, che poi faccio vedere questa quando si vede giù nella scala. Ora faccio forse vedere, la scala fa parte già di questo appartamento. E a destra lo vede anche un piccolo tavolo che si può lavorare, poi sull'altra parte la cucina. Scusa. E allora l'entrata di questo, e poi sull'altra parte è la cucina che si, poi si vede in trasloco in orizzontale, poi in questa longitudinale, e poi si vede veramente come va il terrazzo, c'ha questo altro, l'altra geometria. Poi una grande scaffale di libri che c'è sull'altra parte ancora, che tutti questi non hanno tanti mobili. Abbiamo fatto veramente, tutti i mobili sono dentro costruttivi. E quindi è una strategia che alla fine diventa, lo spazio diventa molto importante. E questa sull'altra parte, anche fuoco, anche fire, fuoco, si può fare in una casa di legno, come lo vede. E come lo vede anche, si deve lasciare questi joints, come si dice? Fughe, che si vede anche, anche il fireplace, cioè il chimney, è tutto di legno.
E credo che veramente questo sarà un materiale del futuro anche per in Italia, molto di più anche, perché veramente crea una... Si deve dire che cresce di... è un materiale che cresce e che abbiamo per sempre, se non distruggiamo niente, ma ce l'abbiamo per sempre. Quindi quando è chiuso con tutte queste persiane scorrevole, lo vedi, questa un po' questo un po' più scura. Poi si vede sull'altra parte, qui si vede sulle rocce. Come per quelli che sono interessati, sono due minuti, due secondi, le pareti, poi i soffitti, i pannelli, è tutto veramente in legno. Quello che è interessante in queste sezioni è che certo che quando è calcestruzzo si deve veramente, c'è un taglio verticale, che è sempre è lì con questa... anche non è facile, devo dire, c'è molti impegnamenti di taglio in questo senso, ma è molto importante che si può veramente andare fuori. L'isolazione come non si deve tagliare, quindi e anche questo sono in sezioni che si impara molto. E poi come vedete come si fa con che poi la tettonica, anche la facciata che diventa interessante, che con il parapetto si va veramente giù, allora non si vede e poi si copre la struttura o la costruzione. Questa è la loggia che poi si vede fuori e questa da fuori come un grande... E intorno ci sono questi Schrebergärten, che si chiamano in Svizzera, cioè vengono dalla Germania, che sono queste piccole orti che si può rendere, e veramente questa anche fa, perché si deve vedere che quello che abbiamo fatto con questa casa era molto importante, perché era una piccolissima casa e poi dopo tu puoi fare il tre volte di più. Allora cosa vuol dire per una urbanizzazione che stava già anche bella gente intorno? Quindi abbiamo fatto tutto che questa casa diventa ancora una volta questa plastica astratta, piuttosto come un telo così, come un tessuto, forse anche interessante perché abbiamo di più siamo interessati di materializzazione del materiale, e si deve dire abbiamo fatto tantissime di queste case di legno, ma qui si deve fare con un colore. Se lo fai con un colore diventa certo per 5-10 anni, rimane così, se no è certo che è diverso. Se in questo clima a Zurigo, che è molto difficile, non c'è un paragone di Graubünden, per esempio, che si vede Peter Zumthor, così, che fanno delle case che è molto più secco, allora c'è la differenza totale che si fa. Ancora un dettaglio che non... questa è anche forse anche un po' del libro, la tipologia costruttiva in legno offre una serie di vantaggi: omogeneità strutturale tra telaia portante e tamponamenti, montaggio secco di elementi semi-industriale, certo, possibilità di congiungere di attitudine sperimentale con l'uso di un materiale tradizionale, che Jacques Lucon, che anche lui professore all'EPFL a Zurigo, a Lausanne, ha scritto un saggio in libro. Questo è l'ultimo di questa casa. E poi ancora la stringente logica costruttiva, e credo che veramente questo è una cosa molto importante per noi,
imposta della costruzione in legno permette di mettere a punto sistemi strutturali assolutamente innovativi. E questa è una cosa, innovativi, questa parola è una parola che ci interessava sempre. E volevo dire brevemente a un discorso di anche anni indietro. Era una delle prime case che Christian e io abbiamo fatto, che è stato fotografato di un Leon Finotti, che è un brasiliano che poi è andato lì e veramente gli interessate. Voi vedete qui che sono dei uno zoccolo, poi c'è questa casa con due differenti costruzioni, e poi le vedete veramente questo tetto come è messo sopra. E ora lo vedete che abbiamo, queste erano l'innovazione anche dai tempi, e forse si dovrebbe anche ritornare di fare questo. Veramente lì era insolazione dentro, era la presa elettricità, era tutto dentro qui, le finestre dentro, come lo vedete, le taglie, certo non è il vetro, ma è tutto. Allora è come un Lego, un po' così, che si mette dentro insieme. Brevemente, questa pianta che si entra, come lo vedete, su questo scaffale, poi c'è un lungo anche con la cucina e un atelier, e poi un po' più alto c'è la parte della camera, e poi in mezzo c'è un scaffale grandissimo, altissimo, e che si vede subito che dal dietro, così, che veramente sono fine uno dell'altro tetto, e si vede qui che tutta la statica è presa dentro lì in mezzo, preso dentro in questi, è nascosto dentro nel scaffale. E questo è ancora molto interessante, perché come vedete qui anche nel questo pezzo di legno erano 12 centimetri. E abbiamo oggi, se facciamo una casa normale, diciamo, che con una struttura di statica, e poi davanti all'isolazione diventerà, non so, 40-50 centimetri. Allora, se portiamo indietro cosa costa questo, anche per l'affitto e tutto, noi architetti siamo stretti di capire queste cose e di parlare di queste cose, perché ogni centimetro sembra strano, ma è così, capito? È così, perché veramente in questo senso anche il legno fa senso di guardare. E un'altra volta, forse questi sono i primi disegni esecutivi, che 40 anni fa, fatti a mano, per esempio, e forse lo vedete come cosa vuol dire, anche come si può cambiare la tettonica, l'espressione di una facciata, se fa la riga, le fughe così o così, cioè questa è la differenza tra nostro. Quindi Peter Zumthor, che certo che anche lui, che insieme a altri e noi abbiamo su questo periodo di lavorare con legno, ha detto lui coltivare una pratica costruttiva fondata sul del dettaglio, a favorire l'elaborazione di un coerente linguaggio architettonico, e credo che veramente questo è vero. Ora lo faccio vedere un altro, anche ho preso dei progetti un po' diciamo più difficili, forse perché quelli altri si può vedere sull'internet. Questo era anche un concorso lungo, di lunga strada, che abbiamo vinto, e abbiamo fatto questo a Frauenfeld, anche vicino a Zurigo,
che c'era un piccolo fiume sull'altra parte dove vedete abbiamo messo tre case, non erano identiche quando abbiamo vinto il concorso, ma era molto importante che abbiamo una piazza grande. E qui il tema era la vicinanza, era la densità. La densità, che anche questo è molto importante, noi crediamo sempre di più, dobbiamo trovare un modo come si costruisce denso, in senso che anche per noi siamo così diversi tutti che è anche difficile. Ma quello che voglio dire, densità e sull'altra parte aperto, cioè una piazza pubblica bellissima. Siamo stati oggi con Christian a Feltrinelli e abbiamo visto, certo, Feltrinelli indietro, forse lo avete già visto questo, ma è molto importante e molto bello come sta facendo ora questa grande piazza, e fanno un concerto domani, non so. E credo che questo veramente, se lo fai le piazze dappertutto non vale, ma se si fa delle piazze più grandi, credo che è molto importante. Questo qui sono tre, sono diversi certo un po', ma comunque il cliente ci ha dovuto fare veramente delle case piccole appartamenti, che oggi è diventata un'altra cosa che è importante, che la famiglia non è più come era una volta, sappiamo tutti. E la famiglia a Zurigo, per esempio, in Svizzera la gente usano 45, 45, 48, anche 50 metri quadrati per una persona. Quindi è incredibile, non possiamo andare avanti così. E anche gli studenti all'ETH cominciano a pensare, e veramente io credo che si deve ritornare a piccole case, a piccoli appartamenti, ma sull'altra parte poi molto importante cosa c'è nella street level, come si dice, sotto, cioè public space, strada pubblica. E quello che volevo dire è che credo che questo è molto importante, che questi sono anche i progetti, anche cose che per noi era molto importante. Quindi lo vedete su questa parte, certo che sono le verande, e su quest'altra parte sono le finestre. Così si pensa, Madonna, è molto molto vicino. Abbiamo poi pensato a una strategia di anche colori, ma anche devo ritornare, e poi lo vedete un po', non lo spiego, ma sono sei appartamenti, sono su ogni parte, poi due di là, allora sono, è molto stretto e non deve costare niente. E quindi abbiamo anche qui, come ho parlato prima, è un sistema un po' differente, che è anche molto interessante, che c'è un soffitto di calcestruzzo. Ma per avere più spazio, adesso c'è un curtain wall, come si dice in italiano? Facciata lunga, che veramente che si vede come qui, è veramente attaccato al soffitto. E poi lo vedete, è molto interessante questo sistema, che sopra lo vedete come è stato disegnato questo, per quattro piani, e poi lo vedete sempre, le finestre sono sotto e sono lasciate libere le finestre. E poi ora faccio un breve come questa è la costruzione, come un soccolo, poi i soffitti e poi i muri del bagno, e poi lo vedete come l'hanno fatto così. E questo poi dopo, certo che per noi è un po' un frustrato, perché non si poteva fare in legno poi dopo, però ci sono nuovi sistemi, e questa forse è anche una parte innovativa che si potrebbe parlarne, che
abbiamo innovato dei colori e c'è questo calcio intonaco, ma calcio di minerale, e c'è come un altro layer, come un altro filo. E come lo vedete, abbiamo guardato con i colori, che è molto importante. Questo è fuori, cioè questo è l'ultimo, era in argento, bianco e nero, e quelli dentro sono in colori. E poi anche con questa finestra falsa, si vuol dire così, non si sa che è ombra o cosa è la finestra, e diventi un po', anche come l'intonaco si può veramente cambiare in modo che diventa interessante, anche sul telo veramente molto fino. E poi lo vede così, queste è fuori, queste sono queste due case che sono veramente diverse sulla città, e quelli dentro non si vede molto, sono diversi colori, certo che lavoriamo sempre con i colori cotte color di Le Corbusier, così che lo facciamo un po' questo gioco anche per la vicinanza, che non c'è mai la finestra incontro quell'altro, allora c'è un po' una confusione che alla fine non si sa veramente cosa succede. Poi voglio parlare di un altro progetto, densità urbana, che abbiamo anche quota. La densificazione è il motore prima dell'urbanizzazione, richiede quindi un approccio qualitativo complesso, soprattutto dal punto di vista dello spazio. E se parliamo dello spazio ancora, questo densificare tutte queste, almeno in Svizzera, in altre parti del mondo lo stesso, densificare le urbanizzazione degli anni 30, degli anni 50, degli anni 60, abbiamo lo stesso questione qui anche in Italia, come sapete. E questa a sinistra sono dei blocchi a due o tre piani, normali, come lo vedete dappertutto, con un tetto così. E poi questa parte a parte della strada si poteva cambiare anche con un concorso, certo erano tutti concorsi, quello che faccio vedere. E poi la cosa che era interessante è che si poteva fare il doppio del volume. E come si fa? E si fa, e hai lo stesso terreno, quindi come si fa? Si può fare dei torri. E poi c'era questa bellissima, e così come si vedeva quando siamo venuti, erano certo che gli alberi di 30 anni, 40 anni, bellissimi, con Vogt, Kienhaus Vogt, abbiamo poi fatto il progetto. E abbiamo lasciato gli alberi, abbiamo fatto, quando vedete questi edifici che non sono, creano dei spazi intorno agli alberi, ma non soltanto, certo che sono stati veramente messi molto precisi, che creano nuovi spazi. Prevalentemente questi due tipi, che uno più piccolo, cioè sette piani altezza, molto semplice, era una che non so, una cooperativa, è veramente un quadro, ma e questo è molto importante, che ora stanno così, ma stanno sempre così, non stanno mai rettangolare, quindi c'è uno più piccolo, uno più grande, e anche questo ci faccio vedere che i mezzi pubblici, cioè la scala
e quello spazio fuori si sembra sempre più importante. E quello che qui è molto interessante, che certo che anche che è tondo, perché una cosa che è tondo non c'è angoli, che fa è molto più fine, molto più crea dei spazi molto differenti. E quindi se guardate un appartamento, c'è veramente a un angolo di vista è veramente così, abbiamo dei 180 gradi, e questo è veramente interessante come tipologia, e noi abbiamo sempre lavorato questa tipologia diverse, che se hai una lunga costruzione e tutti sono sei sempre diviso, ma qui hai una come un casa unifamiliare, se vuoi, così. Ora così si vede ancora il terzo che abbiamo fatto, erano con i colori. Anche qui certo che nessuno vuole pagare di più di affitto, allora anche noi siamo molto costretti di tenere l'affitto, cioè non troppo più basso. Quindi abbiamo in tutte le stesse piante sono kindergarten e mezzi per gli anziani. Quindi è un mix, e veramente le case non vanno tutto. Tutto fuori tra queste case è pubblico, non sono giardini, perché i giardini sono separati tutti insieme a un posto diverso. Allora anche qui una concentrazione, e qui si vede un po' quello che si vede da fuori. E poi dentro, anche qui è molto importante poi che tutti questi torri hanno diversi colori. Dentro è un che si va sopra, e questo è veramente importante, poi vedere anche come la luce viene giù, e credo che quando si costruisce così denso, si deve dare qualcosa, così vai a casa e tu vedi 4-5 persone che anche partecipando a questa scala, che per noi questi pensieri sono molto importanti. Anche poi la garage, che lo faccio vedere solo una, che anche la garage per noi è sempre molto importante, soprattutto Christian, la cosa più importante. Cosa c'è sotto, no? Cosa c'è sotto è anche molto importante, perché siccome ora se fai, come abbiamo visto oggi, se vai sotto, il 1200 è sotto, no? Non è sopra, quindi è sempre una cosa che ci interessa. Ok, un'altra che è molto interessante, anche lì una ricostruzione di una torre a Winterthur, anche presso di Zurigo, che era anche questa una torre degli anni 60, che anche del pubblico che abitava lì era un po' difficile, perché erano tutti non è più accurato anche del terremoto e tutto questo, e allora c'era questa area che era veramente pieno di alberi, come avete visto, e certamente che il cliente voleva rifare un'altra casa, certo, e abbiamo detto no, ma questa è il Gartenstadt, non si può fare questo, no. Abbiamo inventato una cosa che veramente dà a questa casa, a questa torre, un nuovo senso, senza di fare un altro accanto o distruggere. Allora come si lascia il patrimonio anche?
senza distruggere sempre tutto. Quindi, come lo vedete, questo è uno schizzo che questo layer, come si dice, questa casa così in fronte, che in mezzo c'è la scala e poi sull'altra parte ci sono nuovi balconi che le vedete subito, cioè diventa completamente una nuova casa, che questo come un grande libro, non c'è, cioè come un grande wall, come un grande muro che regge l'altro, il vecchio, e regge veramente il vecchio, regge il vecchio con il perché anche le terremoti che oggi si deve fare, questi sono tutti questi law che si deve fare. E ora abbiamo fatto una cosa interessante, se vede ancora questo grande muro che tu dica, questa è la sezione, e dovete immaginare che poi abbiamo detto ok, come si fa una striscia così che è solo 5 metri di lunghezza, cioè no, di larghezza, scusa. E allora abbiamo inventato una cosa che sì, ora spiego ancora. Prima, questa è la scala che si vede, la scala verticale, e alla scala verticale ci sono due entrate, se vedete queste. Una si va dentro, si va su, e una si va dentro e si va giù. Come forse, le faccio vedere, le Corbusier's... Marseille, no? Court Intérieur. E poi abbiamo fatto anche qui, abbiamo ristarato queste grandi piccole appartamenti in più grandi. Allora anche questa era una cosa molto importante, che non con tanto. E questa era scala, vedendo giù. E poi qui lo vedete come abbiamo fatto. Come ho detto, veramente questa per noi si dice è la verticalità, che questa è la sezione delle Corbusier in mezzo, abbiamo sovrapposto, e lo stesso abbiamo fatto con questa scala, che è la scala. Allora non si deve fare una nuova scala, si prende la scala che esiste di già. Allora queste sono strategie che per noi stiamo sempre pensando. Quindi alla fine c'è questo che è dal nord, ma ovest e est ci sono questi, tutti hanno veduta veramente. E poi ora in questo libro non si vede molto bene, ma abbiamo fatto un disegno della sezione sopra, che è veramente a posto della cute anteriore. Poi questo lo vedi ancora, e poi questa sull'altra parte che abbiamo messo come dei nuovi balconi, che anche per allora anche poi con la facciata che diventa con queste strisce bianche che hanno alternate, così che diventa una nuova cosa. Ok, allora ora faccio vedere due altri progetti del riuso, e come gli architetti credo che lo sanno questi, as found is Peter Smithson, as found is a small affair, it is about seeing carefully, you know. Credo che quello che vuol dire è veramente rispetto nei confronti della preesistenza, significa per noi osservare, valutare con attenzione e cercare quanto possibile evitare problematiche queste inutili e gravose. Allora si vuol dire che si deve guardare a strategie o pensare a strategie che è possibile sono più. Ora faccio vedere brevemente tre progetti, allora non divento troppo lungo. Questo è un progetto a Zurigo, un teatro a destra, un hotel a sinistra,
che abbiamo cominciato 10 anni fa, quello dell'hotel, e abbiamo messo una nuova, come vedete, questa era la situazione del 1980, che no, anche lì è un po' una cosa simile che abbiamo visto oggi, e forse ora ve lo vedo, sì. Che veramente che si può fare qualcosa, è vero? E questo era come abbiamo trovato, perché negli anni 30 hanno anche cominciato a fare una terrazza lì dove lo vedete. Noi abbiamo distrutto questo, abbiamo fatto un elevator e tutto, non voglio parlare di tutto questo, ma come l'intervenzione era molto importante, questo elemento di terrazza che veramente si vede su da Zurigo. Poi sul sinistro è un nuovo ristorante e poi sull'altra è il teatro piccolo. E questa è la terrazza che anche è un design che siamo tutti, no? Siamo architetti, costruttivi, siamo design, siamo tutti, e dobbiamo anche parlare cosa è tra la città e sull'altra parte della foresta. Quindi si va da sotto, si va su questa terrazza e come lo vedete su poi una bellissima terrazza naturalmente in legno, e poi un po' tondo così, lo vedete, che è come un grande affare di un pesce, non so, che fa la traduzione tra il vecchio e il nuovo. Poi abbiamo 10 anni dopo c'è questo piccolo teatro che aveva bisogno di un paio di spazi comunicativi, anche bagni per gli artisti. Che ora cosa si fa allora? Perché anche questo building è sotto protezione. E abbiamo fatto una cosa così che faccio vedere. Questo è dentro con i colori, ma abbiamo fatto, abbiamo preso lo zoccolo veramente preciso come era, e poi abbiamo messo sopra anche lì una box, se vuoi così, di legno. Ancora si vede queste due strategie, uno con la terrazza, poi quell'altra veramente precisa, si vede, era così, no? Era così come situazione della fine, come situazione con queste tre finestre. Abbiamo sovrapposto questo e dentro si vede ancora queste finestre. Allora, credo anche questo è molto importante, che si vede sempre un po' l'archeologia, cosa è successo prima, così anche si può, anche per ricercatori dopo, si può guardare cosa è successo e non si butta via tutto. Quindi ancora un altro, si è così sotto, c'è questa finestra per i bagni, così. E questo, anche questo è un prefabbricato molto interessante, e anche un po' l'idea di un teatro, di la fine del teatro, di una tenda che ho fatto in zig zag di legno, molto astratto, ma certo che è molto bello come quando una situazione è rosso, quell'altra è nero, quindi se parti così una parte sull'altra si muove. Questo lo vedi, cosa si può fare anche con i colori sotto messi un'altra layer.
E poi si va su anche questo, qui abbiamo dipinto questo in d'oro, poi queste piccole case, poi si vede lì la finestra dove c'è il muro che è esistente, che abbiamo lasciato così. Poi anche qui piccolo furniture, piccolo mobili, per, anche perché è molto molto stretto, quindi abbiamo cominciato con tutte queste immagini, alla fine molto rurale, ma molto anche flessibile. E penultimo, lo faccio... questa è una cosa molto interessante, anche questo. Era un arsenale degli anni 90, 94, 43, che tutti voi sapete che il Gotardo, che è a Göschen, dove si entra veramente, si entrava, non si entra più purtroppo, si entra nel tunnel di Göschen del Gotardo, poi si viene in Ticino, in Italia. E questa qui, uno cliente ha comprato questo, che si compra ora tutti questi bunker e tutto, che puoi andare dappertutto ora a vedere tutti i bunker che hanno lasciato i militari dappertutto in Svizzera, e questo è un atteggio grandissimo. E lui voleva fare qui dentro un Kunstdepot, che si ora la strategia che abbiamo fatto, se lo vedete, questo arsenale molto massiccio, molto duro così, e non si voleva veramente distruggere anche questo sotto proteggio, perché anche queste cose piccole in montagne sono molto importanti. E lui voleva fare sotto un arte tempo per l'arte, e sopra questi tre, quattro grandi, come lo vedete, come vanno in cielo, sono 6 metri di altezza, abbiamo messo delle finestre che sono sotto degli artisti. E lo faccio vedere questo perché questo è un progetto anche molto importante per noi, perché anche questo progetto ha un senso. Se si fa una cosa così, si deve avere un senso, dare una funzionalità anche al pubblico. Cioè, e lui faceva sotto, come vedete ora, questa è la pianta, molto stretta, molto bellissima. C'ha una bellissima arte, collezione d'arte, che ancora molto di più, come vedete abbiamo dipinto solo in bianco, così diventa molto più astratto in certo senso, cioè la ventilazione certo che si vuole, e poi sopra, non parlo dove, e poi c'è una scala che va giù, e questa scala veramente è come un po' posché tra le cose in di metallo, che va sotto, che si vede veramente fatto molto stretto, solo 60 centimetri, che si va dentro come una mano così, che è sotto, che si va poi dopo in una di Josephson, non so come, forse lo sapete, con la congiunta di Peter Merkley e a Giornico, che quelli che non lo sanno dovrete andare una volta, che è bellissima. C'è una costruzione che si vede di calcestruzzo, e solo con questi bellissimi sculture. Quello che volevo dire alla fine qui è che abbiamo lasciato tutto quello, anche quelli... vedete questi tavolini che erano del militare e che oggi sono sempre lì, 4 o 5 di tutto il mondo, devo dire, dei cinesi che stanno lì in Göschenen
per 3 mesi e lo trovano incredibile. E poi lui lo fa esposizioni, è diventato già una grande cosa. E credo che per noi questi veramente queste sono le case che troviamo. Sono nachhaltig, come si dice, sono per sempre, capito? Non è che si fa soltanto un design, ma vuole, devi fare qualcosa che poi la gente possa usare. E lì veramente questo è molto, molto interessante. E poi abbiamo ancora, questa è sull'altra parte, è una situazione bellissima, devo dire, veramente questo che lo vedete lì di Jean Nouvel, che l'abbiamo portato della su qui a Gugelin da Yverdon, che era l'esposizione di 2002. Anche questo è un'arte. Questo per finire. Questo per finire, questo era anche una fabbrica di cioccolata. Grande anche lì, molto difficile anche come pezzi degli anni che 1890, poi 20, poi che si vede qui, Neue Sachlichkeit, gli anni 30. E come si fa a trasformare una cosa così, una cosa così in certamente appartamenti, quello che vogliono tutti. C'era un grande giardino arboreo sull'altra parte, e come si fa senza veramente di andare troppo dentro, ora Donner, il diavolo viene, senza veramente distruggere troppo. Allora la strategia anche qui era andare fuori, questa è l'idea come si potrebbe mettere insieme, e la strategia, come lo vedete, delle terrazze e delle case, delle corpi di scale sono sempre fuori. Allora la strategia non è distruggere tutto, ma andare dentro. E certo che queste sono 30 metri, se vedete sulla destra, e questi blu azzurri sono verticali elementi che certo che portano luce. Questa è l'entrata. Anche qui un grande come il loft che si vede poi tutti questi appartamenti, è un, anche questo sembra un po' Torel, ma non è, è soltanto che l'elevator come si dice? L'ascensore, scusa, l'ascensore è verticale, poi sotto abbiamo dipinto in bianco, e sopra c'è questa un verde che poi con il sole è tutto trasforma di come un pezzo d'arte. Ma qui anche per dire che questo era molto importante, di avere uno spazio pubblico. E questa era questa bellissima fotografia che tra il nuovo e il vecchio. Anche lì abbiamo lasciato la scala e se lo vedete abbiamo dipinto in scuro, nero, così che si vede veramente questo grande massiccio. Poi brevemente questi appartamenti che sono un doppio spazio, che si vede che si deve fare queste cose, perché se no non hai, anche difficile farle, perché sempre come se si vede uno sull'altra parte, che si vede poi un doppio spazio e si vede come è dentro. E l'attenzione ora sul, forse anche su questi ovali che si vede dappertutto, soprattutto lì, anche lì si deve, questo edificio del 1890 era veramente distrutto, se si dovrebbe fare una scala, allora abbiamo messo fuori, e si vede tutti questi elementi nuovi
che c'è una strategia veramente puntuale, che si vede per esempio in questa scala che va sopra sopra, ma è molto difficile farlo, ma alla fine credo che è diventato un elemento interessante. E poi per la fine, che anche questa, come si fa, come si reagisce chiaramente che loro, che per gli appartamenti hai bisogno di balconi, e quindi abbiamo fatto queste logge che vanno fuori, che si vede così, che sono tutti un po' in un'altra direzione, che hanno anche, sono di legno certamente, che hanno una textura un po' diversa, cioè, fatto tutto in legno, che poi dopo questo è l'ultimo che volevo fare vedere. E, credo per noi veramente questo è tutto quello che ho detto, credo che ho parlato, che sono in questi 40 anni che si lavora sempre di più, credo che è diventato la nostra professione, è diventato molto difficile, siamo in una parte siamo artisti, siamo costruttori, siamo disegni, ma siamo anche psichiatri dei clienti, siamo un po' tutti, ma siamo calcolatori soprattutto. Ma credo la professione è talmente bellissima che forse lo facciamo ancora tantissimi anni. E speriamo che gli è piaciuto un pochettino, se no. E grazie di tutti.